Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova scoppiettante puntata di Gossip Mania, come sempre al mio fianco, perché non potrei condurre questa trasmissione senza di lei, Elvira Vigliano. Ciao Ciao! Alessia, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, Elvira. Oggi siamo Sì, carichissime sì. perché ci sono tantissimi argomenti, possiamo dire, non solo nuovi di cose successe anche nelle ultime ore, ma tante cose delle quali avevamo già sentore, quindi è giusto Ma perché ritornarci. noi vediamo lungo, questa cosa l'abbiamo detta, l'abbiamo stradetta e tutto quello che abbiamo predetto si è verificato. Quindi se avete bisogno di un oracolo, contattateci. Due numeri all'otto, non Sì. lo so, cambi di vita radicali, ma soprattutto consigli sentimentali. Dobbiamo fare anche la posta del Sì. cuore, ne dobbiamo approfittare. Iniziamo però non parlando d'amore, bensì delle problematiche legate agli operatori della musica, del settore dello spettacolo ed il Covid. Infatti, come già abbiamo detto nelle scorse puntate, sono state tantissime le problematiche anche con i tanti tour e di concerti che sono stati rinviati, alcuni come quello di Tiziano Ferro, persino nel 2023, quindi si è preferito aspettare ancora un po', anche perché parliamo ovviamente di artisti che sono abituati a dei tour negli stadi veramente molto molto grandi, con stadi pieni, sovraffollamento, cose che al momento sembrano ancora molto molto lontane. Abbiamo detto anche del tour di Vasco Rossi, che è stato rimandato il prossimo anno in occasione proprio dei suoi 70 anni, e quindi una data ancora più importante. Lo stesso tour di Ligabue, Sì. che doveva festeggiare la sua carriera sempre più lunga e sempre più bella, lo stesso ultimo, però i fan dovranno ancora attendere. Sì, bisogna aspettare anche perché, insomma, con le aperture che abbiamo già detto che ci sono e che ci saranno poi verso fine aprile, insomma, si prospetta un libera tutti e quindi ci vuole un pochino di controllo e forse proprio in questi settori, quindi quello musicale, quello dello spettacolo, è necessario, insomma, avere i piedi ben piantati per terra perché, insomma, le conseguenze possono essere molto negative. Anche perché, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è impensabile solo immaginare un concerto con il distanziamento, da non vivere tutti insieme, magari con tanta distanza anche con i propri amici, le proprie amiche con i quali si va proprio a vivere insieme queste emozioni. Quindi sono determinati eventi che è vero hanno bisogno assolutamente di ripartire, anche perché non parliamo soltanto, come si può pensare, del cantante che va sul palco e molti dicono ovviamente non vive di stenti, ha modo comunque di vivere la sua esistenza, ma anche di coloro che organizzano i concerti, vendono i biglietti, montano i palchi. È veramente un sistema molto grande che da un anno e più è completamente fermo. Sì, e soprattutto, insomma, non si parla soltanto di una conseguenza in questo anno, le conseguenze ci saranno per tanti anni, Certo. perché insomma riprendersi e recuperare 2 anni di stop non è così semplice, ma soprattutto, insomma, è giusto dire che dietro al palcoscenico ci sono altre persone che lavorano e che, diciamo, non abbiamo sentito lamentare, piuttosto le lamentele arrivano da coloro che magari per una serata guadagnano il triplo dello stipendio di un semplice fonico, ad esempio. Quindi bisogna stare attenti a quello che si dice e bisogna anche pensare che non finirà nei prossimi mesi, ci vuole un po' di pazienza. Bisogna essere sempre ovviamente molto molto attenti, e molti artisti si stanno anche tutelando organizzando dei concerti streaming. Ovviamente non è la stessa cosa, però anche per fidelizzare i propri fan, per far sentire il loro affetto anche in queste settimane, oltre a tanti artisti che sono scesi proprio in piazza per manifestare proprio per le riaperture ovviamente anche dei cinema, dei teatri, perché è veramente una questione molto molto ampia. Abbiamo visto anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso in Sì. piazza a Roma manifestare, proprio a portare la propria testimonianza, concerti streaming che ovviamente sono un palliativo, perché se abbiamo detto che nei concerti con distanziamento mancherebbe proprio il sentimento di aggregazione, nei concerti streaming da casa davanti al computer, è vero, magari sono spettacoli acustici molto particolari, però poi non essere
essere lì ancora più brutto. Soprattutto se parliamo di persone come Vasco Rossi, Ultimo, Tiziano Ferro, insomma, sono personaggi che trasportano con le loro canzoni. Quindi, insomma, stare dietro a un computer e cantare in solo quello che è il pezzo è abbastanza triste, come immagini. Sì, è vero, molto, molto, assolutamente. Tutto ciò, cara Elvira, per dire che tra questi artisti che si sono uniti al coro di persone che vogliono quanto prima riprendere e salvare la musica italiana, c'è anche Mario Biondi, che sembra uno, diciamo, abbastanza tranquillo nonostante la sua stazza, perché sì, è abbastanza alto, se non altissimo, possiamo dire, i suoi 9 figli, quindi sì, anche particolarmente coraggioso, ma si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che a molti anzi non sono piaciute. Infatti, in un tentativo di salvare la musica italiana, ha fatto una proposta che ovviamente poi è stata strumentalizzata ed è stata poi compresa forse anche nella maniera sbagliata, perché ha detto effettivamente se si volesse fare qualcosa di concreto per la musica italiana si potrebbe incentivarla anche nelle radio. Molto spesso ascoltiamo soltanto pezzi stranieri, anche di artisti sconosciuti, quindi incentivare di più la musica italiana, fare più radio, fare più trasmissioni incentrate esclusivamente per la musica italiana e per i cantautori italiani. Ovviamente c'è stata una grandissima polemica, insurrezione possiamo dire, da parte di tutti gli amanti della musica, che hanno ritenuto poi discriminata la musica straniera, e quindi da lì ci sono state tantissime polemiche, anche tante offese proprio all'indirizzo di Mario Biondi persona. E devo dirti che io non sono assolutamente d'accordo con i manifestanti. Io credo che quello che abbia detto Mario Biondi sia un qualcosa di importante, soprattutto, insomma, se si dà uno sguardo alle altre culture. Pensiamo ad esempio alla Russia, con l'embargo e con la cultura locale si fa di tutto, quindi noi sul nostro territorio, sulla nostra penisola abbiamo tutto ciò che ci serve, quindi usufruire di altre cose che vengono da altri paesi è abbastanza triste e denigrante anche per gli artisti locali, quindi capisco la sua protesta e credo che abbia anche ragione, perché purtroppo, insomma, se non si usufruisce dei sistemi nostri, molto spesso, insomma, all'inizio Mario Biondi è andato all'estero per avere successo e solo dopo che ha ottenuto il successo all'estero è ritornato in Italia e quindi ha avuto quella carriera che ha oggi. Ed è abbastanza triste come immagine, perché, insomma, è un nostro artista, dovremmo elevarlo, e così come tanti altri, ma soltanto quando vanno fuori, quindi la fuga di cervelli, la nota fuga di cervelli. C'è anche nella musica, è vero? C'è anche nella musica. È verissimo, infatti lui poi ovviamente ha anche divulgato numerosi video dove ha chiarito tutti i suoi concetti, ha detto ovviamente la musica italiana è di cantautori, artisti italiani, ma ovviamente molti sono anche portatori di musica internazionale, cantano in tutto il mondo, canzoni straniere, quindi era comunque un concetto abbastanza ampio, però effettivamente l'Italia è tra le eccellenze della musica e del cantautorato internazionale, quindi perché non renderlo ancor più caro, soprattutto nella nostra nazione. Sì, anche perché, insomma, soprattutto in questo periodo si potrebbe aiutare la cultura italiana, visto che ci sono anche tanti aspetti da curare, anche in questo modo, quindi parlare più di noi stessi piuttosto che degli altri. Invece il dito è sempre puntato verso gli altri artisti ed è questo il problema, quindi è proprio un problema a livello culturale che manca, ci sono delle limitazioni e c'è anche un po' di ignoranza, devo dirlo, mi permetto di dirlo, perché, insomma, anche la qualità delle canzoni che abbiamo visto anche sul palco di Sanremo, insomma, erano diversi gli artisti che si sono scontrati in questa sfida, però ciò che resta in realtà è molto poco, perché non c'è la volontà di divulgare queste nuove tipologie di canzoni, questa nuova musica, ma si resta sempre ancorati a generi esteri. No, anche perché effettivamente la cosa che mi ha fatto riflettere in questo periodo è che anche nelle radio si ascoltano esclusivamente canzoni italiane provenienti dal Festival di Sanremo. Hanno monopolizzato, e sono poi 20 canzoni, non sono neanche tantissime, hanno monopolizzato esclusivamente le radio, e tutte le altre canzoni che ovviamente esistono e sono tantissime nel panorama musicale attuale italiano vengono quasi messe all'angolo, in secondo piano, forse neanche anche hanno dei passaggi nello stesso numero, poiché dimenticate. Una volta poi che terminerà quest'onda da Sanremo, di nuovo
nuovo le canzoni straniere con le hit estive, le canzoni più spagnoleggianti e così via prenderanno di nuovo il sopravvento. E forse devo dirti che questo riguarda anche un pochino i nostri artisti, perché se pensi a Fabri Fibra ad esempio, lui all'inizio era un tipo di artista che si collocava in un genere ben preciso, poi si è commercializzato, sì, come si dice in gergo, perché per far vendere più dischi si è dovuto adeguare a quelle che erano le tendenze del momento e ha perso il suo fascino. La stessa cosa Clementino, Gigi D'Alessio, insomma, parlo di un settore in particolare, però ecco, si sono votati a questo nuovo tipologia di musica che in realtà non li rappresenta, perché è totalmente contrario al concept originario. Esatto, l'originalità e comunque le proprie radici poi fanno sempre la differenza e manca proprio quel cantautorato italiano conosciuto in tutto il mondo. Noi cambiamo argomento, Elvira, perché siamo affezionate al gossip, agli inciuci, sì. Quindi prima parte come sempre un po' più seria, ce ne sarà una seconda ugualmente seria, ahimè, ne parleremo tra poco, però un po' di inciucetto ci sta sempre bene. E infatti ti posso svelare, come anche tu ben sai, che Andrea Iannone finalmente ha ritrovato l'amore con una Rodriguez. Ebbè, e chi è questa Rodriguez? Non è Belen, non è Ceci, non fa parte della stessa famiglia. Viene da Caracas, è ugualmente bellissima, possiamo dirle, perché effettivamente così come Belen ha i fidanzati con lo stampino, anche Iannone ha le fidanzate, l'ex con lo stampino, e si chiama Carmen, ovviamente è bellissima, una modella, un influencer, laureata, però ha anche avuto un ruolo amministrativo importante in un'università di Caracas, quindi è una carriera ben avviata, amica molto molto stretta della fidanzata di Valentino Rossi, è proprio così che si sono conosciuti e finalmente è sbocciato l'amore. Finalmente, direi, anche perché Iannone era proprio fermo. Fermo ai box, soffrendo per questa rottura. E insomma, Belen va subito avanti, non ci mette 10 minuti per dimenticare l'ex, e va avanti, cerca insomma di... Le Maldive la risolve L'importante per lei è innamorarsi, quindi ha questo interruttore che accende e spegne come se nulla fosse. E Iannone invece devo dire che mi ha stupito, perché ci ha messo un bel po' per rifarsi una vita. E forse aspettava, sai, la persona giusta per poterlo fare. Fatto sta che insomma il cognome Rodriguez non l'abbandonerà per ora, e sarebbe una situazione particolare se dovessero poi convolare a nozze, esatto, perché i titoli di giornale ci giocano molto su questo. Sì, poi a me farebbe un po' strano fidanzarmi con un nuovo ragazzo che ha lo stesso cognome poi del mio ex, insomma un po' mi farebbe una sensazione particolare. Almeno i nomi sono diversi, quindi... almeno sì, per fortuna, anche perché come hai detto tu, un po' il sassolino nella scarpa Iannone ce l'aveva ancora, tant'è vero che in alcune interviste negli ultimi mesi ha anche detto che finalmente è riuscito a superare tutti i sentimenti, anche il risentimento che aveva proprio nei confronti di Belen, e finalmente è riuscito a capire nella sua vita in generale chi davvero ci ha tenuto per lui e chi invece no, e quindi il riferimento è bello puntuale. E devo dire che forse poteva risparmiarsela questa affermazione. Sono però sempre feriti gli uomini, poi. Sì, feriti nell'orgoglio, però insomma ci sta, soprattutto perché quando si approccia a delle personalità forti come quella di Belen c'è sempre un po' di amaro in bocca. Pensa che Stefano De Martino insomma viene ancora tartassato per la sua storia, e forse è difficile insomma per la parte maschile andare avanti dopo Belen, perché forse si tratta di situazioni al di là della bellezza, però di relazioni molto forti, perché sì, comunque ha un carico emozionale molto forte Belen, quindi vedo che gli uomini ci mettono invece un bel po' per rifarsi una vita. E forse insomma questa storia potrà permettere a Iannone anche di chiudere il capitolo, tranne per il cognome, ripeto, chiudere il capitolo Belen, perché insomma ne è rimasto forse molto scottato. Erano protagonisti entrambi anche di numerosi
sketch di Pio Amedeo, quindi sì. Questo ci ha fatto conoscere anche un lato di Iannone che ovviamente non conosciamo e che è stato un po' oscurato dalla stessa Belen. È vero, speriamo che adesso stia vivendo un rapporto sicuramente più equilibrato, è vero, gli facciamo un grande in bocca al lupo, noi intanto andiamo in pubblicità ma soltanto per qualche minuto e ritorniamo perché abbiamo altri due argomenti imperdibili, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale, solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, siamo ritornate dopo un piccolissimo break pubblicitario per introdurvi il nostro nuovo argomento. E anche qui ci sono dei cambiamenti perché parliamo di Fabrizio Corona che è ritornato a casa e ha gli arresti domiciliari e molti avevano detto finalmente avrà messo la testa a posto, finalmente si sarà tranquillizzato, avrà compreso i suoi errori, finalmente avrà abbandonato, gettato dalla finestra il cellulare, i social e tutto, invece no, tempo 10 minuti e siamo sempre punto e da capo. Facciamo un attimo un passo indietro, in realtà era un argomento che dovevamo già trattare nella giornata di ieri, poi ci sono stati dei continui aggiornamenti purtroppo anche molto molto negativi, infatti essendo soltanto le 7:15 non possiamo mostrarvi tutte le grafiche di tutti i suoi post e di quello che combina, però potete immaginarlo. Riavvolgiamo un attimo il nastro, è tornato agli arresti domiciliari per la gioia della mamma che si era resa protagonista anche di alcuni video molto molto carini, che lo stava aspettando a casa, gli stava preparando il pranzo, e già ieri nel pomeriggio nuovo post social dello stesso Corona che si è fatto nuovamente del male, nuovamente insanguinato, sono poi giunti i soccorsi, solita storia. E purtroppo la situazione non migliora, Elvira. La situazione non migliora e poi insomma la vacanza in psichiatria non è che l'ho aiutato troppo più di breve tanto. Evidentemente è stata troppo breve e devo dirti che se all'inizio pensavo che queste ripercussioni che tutto quello che stava accadendo potesse avere delle ripercussioni negative, ad oggi ti dico che lui ci marcia sopra, perché è l'unica spiegazione plausibile. Di solito insomma quando si ritorna a casa si dimentica il cellulare dopo tanto tempo che insomma non si dorme nel proprio letto, non si è in compagnia dei propri cari, altri sono gli interessi che si hanno. Invece ancora una volta insomma pur di attirare l'attenzione, poi finalmente ha ottenuto ciò che voleva, sì. È uscito dal carcere, sta ai domiciliari, quindi sicuramente era già una piccola battaglia vinta da lui, invece nuovamente questa nuova crisi, questo nuovo crollo. Non ci riesce ad andare avanti ed è, credo sia anche un problema di maturità da questo punto di vista, perché insomma deve pensare che non è solo in questo contesto, ha certo. Una madre, ha un figlio e le ripercussioni ci sono solo ed esclusivamente su queste persone, perché insomma le donne che ha avuto si sono allontanate da lui, continuano a nutrire affetto, ma più di questo insomma le conseguenze riguardano altre persone. E soprattutto insomma al di là dell'emozione che poteva avere la madre si è spenta poi subito perché si è dovuta rimangiare tutto quello che aveva detto, sperando insomma che il figlio potesse finalmente rigare dritto. Già all'uscita dal carcere effettivamente qualche segnale di un animo turbato c'era stato, perché infatti aveva già postato subito una lettera di Dostoevskij con un'immagine molto sì. Molto particolare di un'ombra che sembrava impiccata e quindi con un messaggio molto forte che probabilmente era ovviamente riferito proprio a se stesso, alla sete di giustizia, a tutti gli argomenti che ben conosciamo. Fatto sta che effettivamente
effettivamente è proprio il suo stato psicofisico a vacillare, tant'è vero che dopo essersi fatto nuovamente del male ha subito detto, poi anche alla stessa mamma, adesso subito mi soccorreranno e mi riporteranno in carcere. Sì. Ed è come se la cercasse, perché insomma sarebbe anche un ospite non molto gradito, perché insomma crea problemi all'interno del carcere. Certo. Però basti pensare che anche quando è stato arrestato una delle prime volte ne ha approfittato per scrivere un libro, quindi è proprio lui che è fatto in questo modo, e se insomma aveva ragione perché la giustizia si è accanita nei suoi confronti, adesso sta passando dalla parte del torto perché ci sta marciando sopra e non fa altro che attirare l'attenzione dei giornali. Quindi è una storia che non si smetterà mai di ascoltare, soprattutto perché stesso lui non vuole che si smetta di parlarne. È vero, è molto molto probabile, fatto sta che questo lo possiamo vedere in grafica tra le persone che hanno commentato il famoso post molto particolare subito dopo l'uscita dal carcere, c'è anche Asia Argento. Sì. Ci avevamo anche un po' scherzato ovviamente nelle scorse settimane dicendo chissà, magari i tempi di attesa della stessa Asia potrebbero essere più snelli. E quindi si potrebbe ritrovare Fabrizio Corona da un momento all'altro davanti, ora che ha ben deciso e pensato di riprovarci con Morgan. Sì. E infatti così è stato. Un triangolo senza fine, però insomma non so se Fabrizio Corona sappia tutta la verità. Chissà. Perché insomma ci sono dei buchi neri in questa storia che lui si è perso essendo ricoverato. Però comunque insomma, Asia Argento, l'abbiamo detto, è un po' come una banderuola, va un po' di qua, un sì, po' sì, di sì. là, ci riprova pur di non restare sola, e quindi insomma ha perso di credibilità anche lei. Di fatto insomma la storia non è che era una favola, si erano uniti per questo amore per le droghe, quindi non è che potesse essere... I presupposti già erano molto particolari. Un'immagine positiva, però insomma chissà come andrà a finire, perché a quanto pare insomma adesso c'è ancora il silenzio da parte di Corona, perché è troppo fomentato sulla sua persona piuttosto che concentrarsi su Asia Argento. È vero, anche se devo dire la verità, nel messaggio, poche parole, pochissime, che ha scritto Asia Argento, comunque gli ha dimostrato una certa vicinanza, quindi non si è tirata indietro nel momento del bisogno, almeno a parole su Instagram. Sì. Per quello che possa valere, ovviamente. Sì, anche perché insomma in carcere non c'è andata, è passata una settimana e subito ha pensato di riprovarci con Mori, insomma c'è qualcosa che non va. E insomma sia non proprio bene ma non benissimo, insomma, come dicono i giovani. Noi finalmente siamo arrivati al nostro ultimo argomento, e dico finalmente perché è la storia sicuramente sì. più chiacchierata del momento, dell'anno, degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Sabato, anzi venerdì, avevamo già fatto uno spoiler della situazione, e beh, sembra proprio ci siano delle conferme. E non dico soltanto che Diletta e Gian si sono lasciati, ma Diletta gli ha spezzato il cuore. Sì, gliel'ha fatto i piccoli pezzettini che sarà difficile da incollare. Che brutta cosa, davvero. È un po' triste perché insomma l'immagine di Gian è quella di un romanticone, di un ragazzone, è anche un po' bambinone, insomma gli accrescitivi ci stanno tutti. Però insomma in questa storia lui ci aveva creduto molto, e si vedeva da come insomma la rendeva pubblica. Era molto meno attento all'estetica e più al sentimento. Diletta invece pare che non fosse totalmente d'accordo. Come si fa, Diletta? Come si fa? Come si fa? Veramente noi non lo sappiamo, e anche in questo caso vi raccontiamo un po' le ultime, perché infatti, come vi avevamo già detto venerdì, effettivamente sembra che Gian sia partito per motivi familiari, ma anche per motivi di lavoro, verso la Turchia, e ha chiesto a Diletta, visto che io sono venuto anche dopo pochi mesi in Sicilia a conoscere la tua famiglia, e visto che mi dovrò assentare per parecchio in Turchia, perché non vieni un po' anche tu, ovviamente non per tutto il periodo perché no. tu lavori, però qualche giorno in Turchia, così ti presento la mia famiglia e ti do anche dimostrazione che sono una persona seria, che di sti tempi male non fa, no, insomma.
E lì Diletta si è ancor più spaventata, ha tirato in ballo anche delle questioni sulla gelosia che Gian nutre nei suoi riguardi e ha ben pensato non solo di non andare in Turchia, come ormai abbastanza palese, ma anche, esatto, di mollarsi definitivamente. Senza parole. È stato proprio un gesto un po' brutto, ecco, anche perché... La mia amica, grande fan delle serie turche di Can, è proprio nervosissima, sì. Proprio delusissima da questa situazione. Dovresti vedere mia madre, l'ha presa sul personale come se si trattasse di suo figlio. Ha ragione, perché ci deve essere la tutela verso i bravi ragazzi in via d'estinzione, così come i panda. Sì, nello uguale. Stesso modo, uguale. Creeremo quindi... una campagna per salvare Gian, quindi. Salva anche tu un cucciolo di Gian. Salva tu anche un cucciolo di Gian, che ovviamente per motivi logistici non si potrà riprodurre con Diletta, quindi è rimasto l'unico esemplare. Esatto, l'ultimo esemplare, è vero. Insomma, Diletta ha toppato di brutto, come dicono i giovani, perché insomma ha perso forse una persona che aveva dimostrato finora di tenere più a lei che alle telecamere. E si era anche adattato allo stile di vita di Diletta, perché insomma era diventato anche molto social, cercava insomma di parlare sempre bene di Diletta, ma di corteggiarla nonostante fosse già sua. Quando faceva i video alla TV mentre passavano le pubblicità di Diletta, piuttosto e mentre gli aerei, la guarda. E l'anello, è su. Dai, cioè, ci siamo persi in un bicchiere d'acqua. Fatto sta che insomma a quanto pare Gian è molto geloso ed è un ritratto che insomma, soprattutto per i ragazzi che sono fortemente innamorati, credo sia normale, certo, essere gelosi della propria donna. Perché lei, diciamo, ha anche un modo di approcciarsi ai social molto particolare, quindi soprattutto all'inizio un po' di gelosia ci sta. Fatto sta che però insomma a quanto pare erano su due lunghezze d'onda completamente diversi. Lui era partito in quarta, quinta, insomma, aveva messo proprio il piede sull'acceleratore, lei invece era partita con una misera prima, cercando di capire se Gian potesse essere insomma l'uomo della sua vita. Forse solo quello è stato l'unico errore imputabile, poiché visto che già all'inizio Diletta aveva dato segnali un po' di spavento, di volerci andare un po' più piano, poi ovviamente non sappiamo le dinamiche reali della coppia. Non dormiamo con loro. Può darsi avesse giurato amore eterno, quindi giustamente anche lui si è lanciato, quindi non sappiamo neanche precisamente la storia da quando è iniziata ufficiosamente, quindi facciamo sempre ipotesi, però forse Gian ha corso un po' troppo, Diletta si è spaventata e poi ha colto la palla al balzo, poi alla prima occasione ancor più ufficiale di lasciare andare questa storia che poi era comunque bella, ma ancora non convinceva per tutte le ragioni che hai spiegato. Sì, anche perché insomma come è iniziata questa storia con un 5 giorni in albergo, al di là insomma di quello che possiamo immaginare, credo che ci sia stata anche occasione per parlare, quindi certo, si saranno conosciuti e penso che si capisca che Gian sia un tipo di ragazzo che ormai non esiste più, perché effettivamente insomma è vero che ha corso un po' troppo, però penso che abbia avuto anche il via da Diletta per poter correre così tanto, perché insomma la famiglia è stata presentata da Diletta, quindi non certo, è stata un'imposizione, quindi correre sì, ma credo da parte di entrambi, perché di solito sai, nelle storie si tende sempre a proteggere i genitori, quando si arriva a quella parte vuol dire che è finita, quindi si è fidanzati sì, in casa, sì, ufficiale, non si può tornare indietro, e invece manca questo valore, vedo, perché insomma è stata presentata la mamma a Gian in pochissimi giorni, tant'è vero che lei l'ha anche accompagnato a comprare l'anello, quindi insomma c'è qualcosa che non va. Perché altrimenti anche la stessa mamma avrebbe detto Gianna vacci un attimo sì, più piano, invece è stata invece condiscendente. No. Sorridevano quando vabbè, sono andati a comprare cioè, l'anello. Come fanno ad essere amato dalle mamme, dalle nonne, dalle famiglie, da chiunque veramente. E lei è ritornata subito a fare quello che faceva prima, cioè la colazione truccata, un po' scosciata. Non la vedo sofferente, mentre Gian si è chiuso nel suo dolore. Si è cancellato dai social. E si è cancellato dai social. Hai capito tu? Cioè, il riassunto della vita proprio, questi poveri bravi ragazzi. No, allora ragazzi che state a casa. Allora, è difficile trovare qualcuno.
piuttosto che buttarvi tra le braccia di tutti, insomma, trovate qualcuno che ne valga la pena e non lasciatelo andare. Insomma, Gian non si trova dietro l'angolo, però qualcuno di simile c'è. No, ma anche perché quelli là belli e dannati, cioè basta, per, come hai detto tu ieri, cioè a 15 anni può andare anche bene, però un attimo, cioè, ci vuole un attimo di equilibrio psicologico. Mentale, diciamo, proprio. Cioè a 30 anni un attimo cambiano le priorità e sì, si anche matura, perché... non tutti ahimè, però, no, non perché... tutti, non tutte ovviamente, no, erano in persona. Ci sono i settantenni che hanno questa voglia di tornare indietro, però insomma sembrava l'occasione giusta per mettere su famiglia e per cambiare anche un pochino vita. Nada. Questa situazione l'avrebbe aiutata anche a togliersi di dosso tutte le opinioni negative che ci sono di lei, e invece ha deciso di continuare per la sua strada. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, magari quando Gian tornerà prima o poi dalla Turchia, sicuramente dovrà tornare, crediamo, per motivi di lavoro, quindi vediamo un po' quali saranno le evoluzioni. Noi siamo in chiusura, grazie mille come sempre ad Elvira. Grazie a te Alessia. Grazie a voi, appuntamento a domani con Gossip Mania. Buon pomeriggio, a domani.